Allora, eccoci con Stefano Garuti, per chi non lo sapesse, un passato importantissimo da calciatore, quante presenze mister in Serie A, tanto Serie per chi non ti conosce. Non mi ricordo neanche, comunque più di un centinaio in A e altrettante in B. Pisa, Bologna, Perugia, sì, fatto, Avellino. Ho fatto Bologna, poi ho fatto Bari, Pisa, poi Avellino. Bari, eh. Sì. Quindi, ma era nell'altra vita. Nell'altra vita. Ora, questi ragazzi, ecco, meravigliosi. Questi ragazzi che in due anni, mi stavi dicendo adesso, sì, avete vinto tutto quello che... Abbiamo vinto il campionato agli IVB l'anno scorso e la Coppa Acerbai. Quest'anno abbiamo vinto il campionato senza mai perdere, con solo 3 pareggi e tutte vittorie, più questa Coppa importante tra le vincenti dei campionati provinciali, che ne abbiamo regalato i regionali al Pisa Ovest. Per cui io sono molto orgoglioso di questi ragazzi, perché mi hanno seguito con pazienza e con grande entusiasmo. Ecco, tu li hai presi l'anno scorso? Li ho presi l'anno scorso a agosto, perché il loro allenatore storico Marcello Guidi ha avuto problemi familiari, quindi io sono ancora direttore tecnico. Ecco, appunto, non erano previsto che... Non era previsto che tu ritornassi. Sono arrivato all'improvviso, ho accettato volentieri, anche perché doveva essere una cosa temporanea, finire entro un paio di mesi. Poi invece a dicembre ero ancora lì e alla fine sono rimasto. Siamo ti è piaciuto? Qui. Hai preso gusto? Li allenerò anche il prossimo anno. Sì. Li allenerò anche il prossimo anno nella Juniores. Nella Juniores, quindi li seguirai... Sì, tutto il gruppo 2001 andrà a fare il campionato Juniores, anche se saremo un anno più giovani degli altri, perché Juniores sono due... Ecco, cercate di tenerli tutti questi ragazzi. Sì, cercate di tenerli tutti, uno ha scelto a Ponzacco, un'altra strada, l'altro detto, Ponzacco, sì. È Lazzaretti, è il centravanti che si è fatto male nei primi minuti, e gli altri con fatica, ma siamo riusciti a tenerli tutti. Senti, andiamo un attimo ad analizzare questa, sì, questa finale. Nel primo tempo una partita direi abbastanza equilibrata, però il gol l'hanno trovato loro. Sì, primo tempo abbiamo giocato meglio, abbiamo tenuto il possesso palla a noi, hanno trovato loro un bellissimo gol. Noi ne abbiamo sbagliati un paio, ma non siamo mai arrivati con decisione in fondo. Secondo tempo, ecco, secondo tempo siamo qualcosa riusciti a bloccare in più. E per 20 minuti abbiamo giocato veramente molto 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 bene, abbiamo avuto la fortuna di sbloccare quel gol lì, di fare in 5 minuti, subito in 2 minuti, ecco. Esatto, poi abbiamo avuto un po' di... Ma questo Bozzi era fuori per punizione? No, Bozzi era fuori perché è un ragazzo da potenzialità incredibili, ma deve migliorarsi in tante altre... Disciplinarsi. Esatto, deve disciplinarsi un po', migliorarsi... Non solo tecnicamente? Tecnicamente è una bestia, è fortissimo. Destro, quindi sinistro, era fuori per punizione? Allora, no, non è fuori per punizione, lui ha questo ruolo, però quando c'è da spaccare la partita lui entra in genere... E l'ha spaccata? La spacca, sì. Anche, non era la prima anche volta? Anche domenica scorsa ha fatto con lui contro il Cecina e anche il campionato quando entra fa sempre danni. Poteva anche farne anche 3, mi Poteva sembra. Poteva farne anche un terzo oggi, perché veramente c'ha una velocità e una tecnica invidiabili. Sì, che poi vedo che anche col sinistro da destra va sinistro. Lui è bravo a far con tutti e due i piedi. Se maturasse dal punto di vista anche tattico e anche proprio morale, nel senso di agonismo, giocare semplice, ma vuol sempre fare qualcosa in più e questo lo frega. Ecco, e poi questo Mannucci che... Senza di lui non saremmo qua. Questo Mannucci per noi è determinante, perché ci dà l'opportunità di attaccare la profondità con un giocatore super veloce, quindi tutte le difese lo temano, gli stanno addosso in due, in tre, e chiaramente gli altri sono più liberi di giocare. Ecco, però la squadra mi è piaciuta anche come sta in campo, cerca il gioco, cerca, ho visto che le distanze. Abbiamo avuto anche, tra l'altro è entrato Traso, alla fine Traso è il nostro capitano, libero di ruolo, però adesso lavora dal 1 giugno, quindi non si è mai allenato in questi 17-18 giorni, quindi non è potuto giocare, è entrato il secondo tempo a metà campo, che di solito De Marchi, il 6, gioca a centrocampo lui, e abbiamo avuto la fortuna di avere questo Amato davanti alla difesa, il piccolino, ma bravissimo coi piedi e tatticamente splendido, che ha saputo tenere in pugno il centrocampo tutta la gara. Senti mister, quindi mi sembra, come si diceva anche prima della gara, l'esperienza di questo torneo è stata bella per arricchirvi ancora, a confrontarvi con altre realtà, no? Sì, penso. Questi ragazzi, se c'era bisogno, a parte non avevano bisogno, perché già lo sapevano, però è un esempio ulteriore per acquisire ancora più consapevolezza magari questi, dei loro mezzi. Magari nel vostro girone 3 pareggi soli magari hanno detto magari non c'erano avversari esatto. forti, qui invece c'erano 3 o 4
forti, però alla fine, a 4 domeniche dalla fine, avevamo 12 punti di vantaggio, quindi era finito il campionato. Qua invece incontri tutte vincenti, e per noi è stato di prestigio riuscire a battere, a superare sul campo le province di Livorno, Pistoia, Prato e Grosseto, quindi insomma siamo stati veramente bravi, e quindi va dato merito a questi ragazzi e va dato un grosso ringraziamento agli organizzatori di questo torneo. Grazie mister, alla prossima.